Un incendio di vaste proporzioni ha interessato il campo Rom di Gianturco, nell'area dell'ex mercato ortofrutticolo di Poggioreale a Napoli. Le fiamme sono divampate per cause ancora da definire ieri pomeriggio, poco dopo le 17:30. Una lunga colonna di fumo nero era visibile a distanza di chilometri. Nell'aria particelle di polveri sottili, in particolare PM10. Un odore acre ha investito l'intera zona e gli abitanti delle case limitrofe sono stati invitati a non uscire ed a chiudere porte e finestre. Le fiamme hanno fatto esplodere alcune bombole di gas che hanno distrutto altre baracche. Incendiati e distrutti anche un numero imprecisato di autoveicoli parcheggiati nel campo Rom. Sul posto si sono recati gli agenti di polizia della sezione di Poggioreale con gli agenti della Polizia Municipale di Napoli e le squadre del Comando Operativo dei Vigili del Fuoco. Accorse anche numerose ambulanze del 118 per prestare soccorso, anche se non si segnalano vittime o feriti. Secondo le ricostruzioni, a fuoco sarebbero andati cumuli di rifiuti, plastica e legno.